Ciao a tutti ragazzi, io sono Fradival e ci stiamo avvicinando verso la fine della campagna. Qui nel 1920 torna il capitano Ash. Siamo in Guatemala nelle rovine azteche e dobbiamo recuperare il cristallo del tempo. Quindi dopo il Ritipper fa il suo ritorno, anzi la sua prima apparizione in un filmato, il capitano Ash. Ecco l'Indiana Jones time splitteriano. Perfetto. In COP, scimmiettina maledetta. In COP saremmo stati accompagnati dalla grande regina della giungla, che sicuramente conoscete. Ok ragazzi, allora noi dobbiamo trovare il tempio perduto e recuperare il cristallo del tempo. Quindi, gli indigeni che come al solito ci danno fastidio. Allora, questa mappa è un po' un labirinto, ma nulla di grave. Allora, dobbiamo innanzitutto... Ok, questo è il golem di legno. Ah, quindi dobbiamo trovare il tempio di Toek. Una curiosità, tra l'altro gli aztechi furono conquistati da Cortés, che è proprio il nostro, cioè non è il nostro protagonista, però hanno lo stesso nome. Oh. Madonna, la mira di Time Splitters 2, mamma mia. Ok, ecco il golem di legno. Ok, non è qui. Ora, in questo livello c'è l'enigma, il puzzle più difficile, diciamo, del gioco. Infatti, forse molti giocatori sono bloccati in questo punto. Anche se comunque è abbastanza intuitivo, perché basta vedere soltanto una cosa. Madonna, quanto danno che fanno. Allora. Ok. Allora, vedete qui c'è il simbolo di una maschera, che ricorda anche un po' Apu Apu di Crash Bandicoot. Allora, noi intanto uccidiamo queste scimmiettine perché ci lanciano i meloni incendiari. Mamma mia. Io anche in Time Splitters 3 ho detto che le scimmiettine le odio. Ok. Allora, dobbiamo fare in modo che i simboli si guardano l'uno con l'altro, l'uno di fronte all'altro. Quindi possiamo fare così. Vediamo un po'. No. Speriamo che non moriamo. Allora, la lucertolina deve guardarsi. No, forse la maschera. Ok, maschera, struzzo. Struzzo, struzzo. Vediamo, maschera, maschera. Lucertolina. Ok. Ok.
Un po' di pazienza, ragazzi. Allora, maschera, maschera. Struzzo, struzzo. Maschera, maschera. Lucertola, lucertola. Lucertolino. Qui non c'è la lucertolina, mi sa. Ah sì, c'è. Ok. Perfetto. In modo che tutti i simboli si guardino l'uno con l'altro. Allora, qua speriamo di trovare una... una corazza almeno, se no... Mamma quante le odio le scimmie. Ok. Ed eccolo lì, il tempio perduto. Andiamo. Questo è il luogo del filmato. Praticamente. Ok, ma morite maledetti indigeni. Ci serve assolutamente una corazza, ragazzi. Ok. Ora dobbiamo tornare indietro. No, non di qua. Oh, eccolo qui. Ok. Allora entriamo qui. Cristallo del tempo localizzato. Ok. Arriviamo al checkpoint mezzi morti. Comunque questo è il tempio. Ehi. Ok, qui se non sbaglio dovrebbe esserci una corazza. Vediamo. Eccola qui. Perfetto. Gran sacerdote, hai fatto una brutta fine. Ok. Qui si muore sicuramente. Oh no! Madonna, ste scimmiottine le odio, ragazzi, le odio. Oh. Ok, ora dobbiamo far cadere i golem. Oh no! Mannaggio. Ok ragazzi, un po' di pazienza e facciamo tutto. Allora, noi dobbiamo far cadere i maledetti golem. Ok. Ecco l'altro. Sono 7 i golem, no? Ne ho fatti 2.
Ma quanto li odio, le odio. Ok ragazzi, soliti problemini di registrazione. Allora ci mancano 4 golem. Ok. Corazza. Ah, abbiamo già tutto. Ok. Trappole alla Crash Bandicoot. Ok, questa parte è bella perché usiamo. Dobbiamo sparare alle teste. Allora. Ah, da lì. Il gatto, chissà se si sente nella registrazione. Ok. Sulla corda, pensate tu la precisione di Time Splitter. Ok. Allora. 3 golem rimasti. E il cristallo del tempo. Ragazzi, scusate se forse sono un po'... maledetto, sono un po' silenzioso in questa missione, ma è perché mi sto concentrando più del solito, diciamo. Eccoci qua. Oh, oh. E dai, però, mamma mia, la precisione. Questo masso che rotola. Siamo quasi morti. Questo masso che rotola è una chiara citazione ai predatori dell'arca perduta. Ok, allora noi abbiamo uno sputo di vita. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. Ah, qui ci sono i vari golem. Allora. Wow. Allora, se ci danno un cazzotto loro, siamo morti. Allora. Lì c'è il cristallo. Noi intanto. Che bello il lanciagranate. Ok, ragazzi. Ok. Golem. Wow, prendiamo subito il cristallo e scappiamo. Ok. Missione terminata. E ora ci sarà l'unico filmato di intermezzo durante la campagna. Zitto, gatto. You made it. Eagle. What? Ha!
Perfetto ragazzi, ci mancano solo due livelli. Gli ultimi due livelli sono i più difficili della storia. Sono la fabbrica di robot e la stazione spaziale. Eccolo qui, 2315. E in questo livello ci sarà anche il personaggio più enigmatico e misterioso di Time Splitters. Un personaggio che poi non torna in Time Splitters 3, ma è presente soltanto qui. Ma è veramente qualcosa di inquietante. Però lo vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.